Edda di Snorri Sturluson. Parte seconda. Letto dagli audiolibri dell'avido alchimista. Se vi piace quest'opera e il modo in cui questo avido lettore la legge, beh, lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Selezione dal dialogo sull'arte poetica. 1. Un uomo si chiamava Egir, o Ler. Egli abitava nell'isola che ora è detta Lesi. Era un grande conoscitore di magie. Fece un viaggio in Asgard, ma poiché gli Asi seppero del suo viaggio, egli fu accolto bene e tuttavia molte cose furono mutate con illusioni ottiche. E alla sera, quando si doveva bere, Odino fece portare nella sala delle spade, ed erano così splendenti che rilucevano. E non si ebbe altra luce mentre si sedeva a bere. Allora gli Asi si recarono al banchetto e si sedettero nei troni i 12 Asi che dovevano essere giudici, e questi erano i nomi: Thor, Njörður, Freyr, Tyr, Heimdallr, Bragi, Vidar, Vali, Ullr, Hönir, Forseti, Loki. E così pure le Asinie: Frigg, Freya, Gefjun, Ithun, Gerthr, Sigin, Fulla e Nanna. A Egir pareva quella una visione maestosa. Là tutte le pareti erano ricoperte di begli scudi. Là c'era anche idromele inebriante e si bevve molto. L'uomo che sedeva accanto a Egir era Bragi. Essi al banchetto si intrattennero scambiando parole. Bragi disse a Egir di molti degli avvenimenti che erano accaduti agli Asi. Egli cominciò il racconto laddove. 3 Asi partirono da casa, Odino e Loki e Hönir, e viaggiarono per montagne e zone desertiche, e c'era scarsità di cibo. Ma quando essi arrivarono giù in una valle, videro una mandria di buoi. Presero un bue e si prepararono a cuocerlo. E quando pensarono che fosse cotto, scoperchiarono la buca. Ma non era cotto. E una seconda volta scoperchiarono la buca, quando era passato un po' di tempo. Ma di nuovo non era cotto. Allora parlarono fra loro, domandandosi che cosa potesse significare ciò. In quel mentre sentirono una voce sulla quercia sopra di loro. Quello che stava là affermava di avere potere sul fatto che il cibo nella buca non cuocesse. Essi si volsero a guardare, e là c'era un'aquila, e per nulla piccola. Allora parlò all'aquila. «Se voi mi darete la mia porzione di bue, il cibo nella buca cuocerà». Essi acconsentirono. Allora essa si lasciò calare dall'albero, e si posò sulla buca, e per prima cosa si prese le 2 cosce del bue e ambedue le spalle. Loki si arrabbiò e afferrò un grosso bastone. Lo brandì con tutta la forza e colpì il corpo dell'aquila. L'aquila reagì al colpo e si alzò in volo, ma il bastone era attaccato al corpo dell'aquila e le mani di Loki dall'altra parte. L'aquila volava a un'altezza per cui i piedi di Loki sbattevano sulle pietre, sui massi e sugli alberi. Ed egli pensava che le braccia gli si sarebbero staccate dalle spalle. Egli implorò e con insistenza chiese grazia all'aquila, ma essa disse che Loki non sarebbe stato liberato a meno che non le prestasse giuramento di condurre Ithun fuori da Asgard con le sue mele. E Loki acconsentì. Allora venne liberato e tornò dai suoi compagni. E per quella volta non sono riferite altre notizie di quel loro viaggio prima che essi tornassero a casa. E al momento stabilito, Loki indusse Ithun ad andare fuori da Asgard, in un bosco, e disse che aveva trovato delle mele che le sarebbero parse di grande valore, e le chiese di portare con sé le sue mele per confrontarle con quelle. Là venne il gigante Fiazi, in abito d'aquila. Prese Ithun e volò via con lei alla sua dimora, in Frimheimr. Ma gli Asi furono molto colpiti dalla scomparsa di Ithun e presto si fecero grigi e vecchi.
Allora gli asi tennero l'assemblea, e ciascuno domandò all'altro quale fosse l'ultima cosa che si sapeva di Ithun. E l'ultima cosa era che ella era stata vista uscire da Asgard con Loki. Loki dunque fu preso e condotto all'assemblea, e fu minacciato di morte e tortura. E quando fu spaventato, affermò che avrebbe cercato Ithun in Jotunheimr, se Freya gli avesse prestato l'abito da falco che ella possedeva. E quando ebbe l'abito da falco, volò verso Settentrione, in Jotunheimr, e un giorno giunse dal gigante Fiazi. Questi era uscito in mare, e Ithun era sola in casa. Loki la trasformò, dandole l'aspetto di una noce. Se la prese fra gli artigli e volò via quanto più velocemente poteva. Ma quando Fiazi tornò a casa e si rese conto dell'assemblea di Ithun, prese l'abito d'aquila e volò dietro a Loki e con le ali provocava il fruscio delle aquile in volo. E quando gli asi videro che il falco volava con la noce e che l'aquila volava dietro, andarono fuori ai piedi di Asgard e portarono là mucchi di truccioli. E quando il falco volò sulla fortezza, si lasciò cadere giù lungo il muro della fortezza. Allora gli asi appiccarono il fuoco ai truccioli. L'aquila, però, non poté frenarsi quando mancò il falco. Le piume dell'aquila presero fuoco e il suo volo ebbe termine. Gli asi erano lì vicini e uccisero il gigante Fiazi dentro Asgrindr. E quell'uccisione è molto famosa. Ma Skathi, figlia del gigante Fiazi, prese elmo e corazza e tutte le armi e andò in Asgard per vendicare suo padre. Gli asi però le offrirono la riconciliazione e un compenso. Per prima cosa, ella poteva scegliersi un marito fra gli asi, ma scegliere dai piedi e non guardare altro. Allora ella vide i piedi di un uomo straordinariamente belli e disse: «Questo io scelgo. Poco vi è di brutto in Baldr». Ma quello era Njöltr di Noatun. Nell'accordo, ella ottenne altresì questo. Gli asi avrebbero dovuto fare una cosa di cui lei non li riteneva capaci: farla ridere. Allora Loki fece questo. Legò una fune alla barba di una capra e dall'altro capo al proprio scroto. Poi entrambi tirarono a turno gridando forte. Poi Loki si lasciò cadere in grembo a Skathi ed ella rise. Fu così conclusa la riconciliazione fra lei e gli asi. È detto anche che Odino, per riparazione verso di lei, fece questo. Prese gli occhi di Fiazi e li gettò su nel cielo e ne fece due stelle. Allora parlò Aegir. Mi pare che Fiazi fosse assai potente, ma di che stirpe era? Bragi rispose: suo padre si chiamava Olvadi e ti parrà notevole quello che ti dirò su di lui. Egli era molto ricco d'oro. Così, quando morì e i suoi figli dovevano dividere l'eredità, essi usarono questa misura per l'oro che dividevano. Ciascuno doveva prendere per sé delle boccate, e tutti altrettante. Il primo fra loro era Fiazi, il secondo Ithi, il terzo Gangr. E noi ora abbiamo fra noi quel modo di dire per cui chiamiamo l'oro boccata di quei giganti e lo celiamo nelle rune o nella poesia, così che lo chiamiamo linguaggio o parola o compiuto di questi giganti. Allora parlò Aegir. Mi pare essere ben celato nelle rune. 2. E ancora parlò Aegir. Da dove ha avuto origine quell'arte che voi chiamate poesia? Bragi rispose: l'inizio di ciò fu che gli dei ebbero un conflitto con il popolo che si chiamava dei Vani, e quando indissero un convegno di pace stabilirono la tregua in questo mondo. Entrambe le parti si recarono a un recipiente e vi sputarono la propria saliva. Ma al momento di separarsi gli dei presero quel segno di pace e non vollero che perisse. E ne crearono un uomo. Questi si chiamava Kvasir. Era così saggio che nessuno poteva domandargli delle cose di cui non conoscesse la risposta. Egli andò in giro per il mondo per insegnare agli uomini la saggezza. E su loro invito giunse da certi nani,
Fjallar e Gallar. Essi lo convocarono per un colloquio privato e lo uccisero. Fecero scorrere il suo sangue in due recipienti e in un calderone. Questo si chiamava Othrorir e i recipienti Son e Bothen. Al sangue essi mescolarono del miele e ne derivò quell'idromele che chi lo beve diviene poeta o erudito. I nani dissero agli asi che Kvasir era rimasto soffocato nell'intelligenza perché nessuno era così istruito da poter investigare il suo sapere. Poi questi nani invitarono presso di sé il gigante che si chiamava Gillinger e sua moglie. I nani invitarono Gillinger a uscire in mare con loro, ma quando navigavano al largo, i nani remarono verso i frangenti di una secca e l'imbarcazione si rovesciò. Gillinger non sapeva nuotare e perì. I nani, invece, raddrizzarono la loro imbarcazione e remarono verso terra. Essi dissero alla moglie quello che era avvenuto. Ella fu molto addolorata e pianse forte. Allora Fjallar le domandò se le avrebbe dato sollievo vedere sul mare il luogo in cui egli era perito. Ella accettò. Poi egli parlò con Galar, suo fratello, e disse che avrebbe dovuto salire sulla porta da cui ella sarebbe uscita e farle cadere in testa una macina da mulino, e affermò che era stanco dei suoi piagnistei. E così quello fece. Quando Suttungr, nipote di Gillinger, venne a sapere di queste cose, si recò là, catturò i nani e li portò fuori sul mare e li mise su uno scoglio che sarebbe stato sommerso dall'alta marea. Essi implorarono d'aver salva la vita e gli offrirono per riconciliazione come Guidrigildo per il padre il prezioso idromele, e tale fu il loro accordo. Suttungr portò a casa l'idromele e lo mise al sicuro nel luogo che si chiama Ntibjorg, e vi pose a guardia sua figlia, Gunnlöth. E per questo noi chiamiamo la poesia Sangue di Kvasir, o Bevanda dei Nani, o Loro Sazietà, o liquido di qualsiasi tipo di Othrorir, di Bothen o di Son o vascello dei nani, poiché questo idromele salvò loro la vita portandoli via dallo scoglio, o liquido di Ntibjorg. Allora parlò Egir. Mi sembra un modo oscuro per definire la poesia con questi appellativi, ma in che modo gli asi ottennero l'idromele di Suttungr? Bragi rispose: a questo proposito si racconta che Odino partì da casa e giunse in un luogo in cui 9 servi falciavano il fieno. Egli domandò se volevano che affilasse le loro falci. Essi dissero di sì. Allora egli si tolse dalla cintura una cote e le affilò. A loro parve che le falci tagliassero molto meglio di prima e chiesero di comprare la cote. Egli decise che chi voleva comprarla doveva pagare un prezzo proporzionato al valore. Tutti affermarono di volere e gli chiesero di vendere loro la cote, ma egli gettò la cote per aria. E poiché tutti volevano afferrarla, allora si scambiarono a vicenda dei colpi, al punto che ciascuno tagliò la gola all'altro con la falce. Odino cercò ricovero per la notte da un gigante che si chiamava Baugi, fratello di Suttungr. Baugi dichiarò che gli affari gli andavano male e disse che i suoi 9 servi si erano uccisi a vicenda, e affermò che non aveva speranza di trovare dei lavoranti. Ma Odino gli aveva detto di chiamarsi Bolverkt. Egli si offrì di accollarsi per Baugi il lavoro di 9 uomini, ma chiese per sé, come compenso, un sorso dell'idromele di Suttungr. Baugi affermò di non poter disporre in alcun modo dell'idromele. Disse che Suttungr voleva tenerlo solo per sé, ma affermò che sarebbe andato con Bolverkt per tentare di prenderlo. Durante l'estate, Bolverkr eseguì il lavoro di 9 uomini per Baugi e, al sopraggiungere dell'inverno, reclamò da Baugi il proprio salario. Entrambi andarono dunque da Suttungr. Baugi disse a Suttungr, suo fratello, dell'accordo tra lui e Bolverkr. Ma Suttungr rifiutò con decisione anche una sola goccia di idromele. Allora Bolverkr disse a Baugi che essi dovevano cercare qualche stratagemma per poter raggiungere l'idromele. E Baugi disse che era bene fare così.
Allora Bolverkr tirò fuori il trapano che si chiama Arrati e disse che Baugi doveva perforare la roccia se il trapano mordeva. Egli fece così. Poi Baugi disse che la roccia era stata perforata, ma Bolverkr soffiò nel foro del trapano e le schegge gli volarono addosso. Allora capì che Baugi voleva ingannarlo e gli ordinò di perforare la roccia. Baugi perforò ancora e quando Bolverkr soffiò per la seconda volta, le schegge furono spinte verso l'interno. Poi Bolverkr si trasformò, assumendo l'aspetto di una serpe e strisciò nel foro del trapano. Baugi però cercò di trafiggerlo con il trapano e lo mancò. Bolverkr andò nel luogo in cui c'era Gunnloth e giacque accanto a lei per 3 notti. Allora ella gli permise di bere 3 sorsi dell'idromele. Col primo sorso egli vuotò Othorir, con il secondo Bothn e col terzo Son, ed ebbe così tutto l'idromele. Poi si trasformò con l'abito da aquila e volò via, quanto più velocemente poteva. Ma quando Suttungr vide l'aquila volare, prese anch'egli l'abito d'aquila e volò dietro di lui. E quando gli asi videro dove volava l'aquila, misero fuori nel recinto i loro recipienti, e quando Odino giunse sopra Asgard, sputò nei recipienti l'idromele. Ma era talmente vicino all'essere raggiunto da Suttungr che gettò all'indietro un po' di idromele, e di questo non ci si curò. Chi voleva, poteva prenderlo, e noi quella la chiamiamo la parte dei poetastri. Ma Odin diede l'idromele di Suttungr agli asi e a quegli uomini che sanno comporre poesia. Perciò noi chiamiamo l'arte poetica bottino di Odino, o sua scoperta, o sua bevanda, o suo dono, o bevanda degli asi. 3. Bragi disse a Aegir che Thor era andato sulle vie d'Oriente a combattere i giganti. Ma Odino cavalcava su Sleipnir in Jotunheimr e giunse da un gigante che si chiamava Hrungnir. Hrungnir domandò chi fosse quell'uomo con l'elmo d'oro che cavalcava nell'aria e sull'acqua e disse che aveva un cavallo straordinariamente buono. Odino disse che ci avrebbe scommesso la testa che in Jotunheimr non c'era un cavallo altrettanto buono. Hrungnir disse che quello era un buon cavallo, ma affermò di avere uno che faceva passi assai più lunghi. Questo si chiama Gullfaxi. Hrungnir si infuriò e saltò a cavallo e galoppò dietro di lui e pensava di pagarlo per la sua vanteria. Odino galoppava così velocemente che era già oltre una seconda collina. Ma Hrungnir era talmente preso dalla furia dei giganti che non capì dove stava andando, finché non entrò dentro i cancelli di Asgard. Quando giunse alla porta della sala, gli asi lo invitarono a bere. Egli entrò nella sala e chiese che gli portassero da bere. Allora furono prese le coppe delle quali era solito bere Thor e Hrungnir tracannò da ciascuna di esse. E quando fu ubriaco, non lesinò parole grosse, affermò che avrebbe sollevato la Valhalla e l'avrebbe portata in Jotunheimr e avrebbe sprofondato Asgard e ucciso tutti gli dei, tranne Freya e Sif, che voleva portare a casa con sé. E Freya andò a servirgli da bere ed egli affermò che avrebbe bevuto tutta la birra degli asi. Ma quando gli asi furono stufi delle sue spacconate, pronunziarono il nome di Thor. Subito dopo, Thor arrivò nella sala e brandì in aria il martello ed era assai infuriato e domandò chi avesse deciso che i saggi giganti potessero stare a bere là o chi avesse concesso a Hrungnir la salvaguardia per stare nella Valhalla e perché Freya dovesse servirgli da bere come al convito degli asi. Allora Hrungnir rispose, e di certo non guardò Thor con occhi amichevoli, disse che Odino lo aveva invitato a bere e che egli stava sotto la sua protezione. Thor affermò che Hrungnir si sarebbe pentito di questo invito prima di andarsene. Hrungnir disse che per Ascafor sarebbe stata poca gloria ucciderlo mentre era disarmato. Più grande prova di coraggio sarebbe stata se avesse osato battersi con lui presso il confine di Griothungandrathar.
Ed è proprio stata una grande stupidaggine. Egli disse. Aver lasciato a casa il mio scudo e la cote. Ma se avessi avuto qui le mie armi, noi ci saremmo ora misurati in duello, ma d'altra parte io ti taccerò di infamia se vuoi uccidermi, mentre sono disarmato. Thor non volle per nulla rinunciare a battersi a Singular Tensone, dal momento che era stato sfidato a duello, poiché nessuno prima gli aveva concesso una tale opportunità. Rungnir allora si mise per via e galoppò velocemente finché giunse in Jotunheimr, e il suo viaggio fu molto famoso fra i giganti e altrettanto l'appuntamento che era intervenuto tra lui e Thor. Ai giganti parve che grande fosse la posta in gioco a seconda di chi dei due avesse conseguito la vittoria. Per loro c'era da attendersi il peggio da Thor se Rungnir fosse perito, perché egli tra loro era il più forte. Allora i giganti fecero a Griotun-Nagarthar un uomo di fango, ed esso era alto 9 miglia e largo 3 di torace. Ma essi non trovarono un cuore così grande che fosse adatto a lui, finché non lo presero da una cavalla, e quello non era saldo quando Thor arrivò. Rungnir aveva il cuore che è famoso, di pietra dura e appuntito con 3 corna. Al modo in cui in seguito è stato fatto quel segno che si incide che si chiama cuore di Rungnir. Di pietra era anche la sua testa, e anche il suo scudo era di pietra, largo e spesso. E quello scudo teneva davanti a sé quando ritto in piedi a Griotun-Nagarthar aspettava Thor. Per arma aveva la cote che brandiva all'altezza della spalla e non era piacevole a vedersi. A suo fianco stava il gigante di fango che aveva nome Mokurkalfi ed era molto impaurito. È detto che quando vide Thor se la fece sotto. Thor avanzò verso la lizza del duello e con lui Fialfi. Fialfi corse verso il luogo in cui stava Rungnir e gli disse «Sei piazzato incautamente, gigante! Hai lo scudo davanti a te! Thor ha visto!» e viene da sotto nella terra, e da sotto ti raggiungerà. Rungnir si cacciò lo scudo sotto i piedi, e ci restò sopra, e con entrambe le mani teneva la cote. Subito dopo vide dei lampi, e udì dei forti tuoni. Allora vide Thor invaso dal furore divino. Avanzava con impeto, e brandiva il martello, e da lontano lo scagliò contro Rungnir. Rungnir sollevò la cote con entrambe le mani e la gettò contro. La cote si scontrò con il martello in volo e si spezzò. Una parte cadde a terra e di là sono venute tutte le cave da cui si estraggono le coti. L'altra parte colpì Thor alla testa, sicché egli cadde in avanti sul terreno. Ma il martello di Thor raggiunse Rungnir in mezzo alla testa e gli fracassò il cranio in piccoli frammenti ed egli cadde in avanti sopra Thor, cosicché il suo piede restò sul collo di Thor. Fialfi, invece, combatté contro Mokulkalfi e quello cadde con poco onore. Poi Fialfi andò da Thor e doveva togliersi di dosso il piede di Rungnir, ma non ce la fece. Allora tutti gli asi, quando seppero che Thor era caduto, andarono là e dovevano togliergli di dosso il piede, ma non conclusero nulla. Allora venne Magni, il figlio di Thor e di Jarn Saxa. Egli aveva allora 3 giorni di vita. Scaraventò via da Thor il piede di Rungnir e disse «Che brutto guaio, padre, che io sia venuto così tardi. Penso che questo gigante lo avrei colpito a morte con un pugno se lo avessi incontrato prima». Thor si rialzò, accolse calorosamente suo figlio e disse che sarebbe diventato assai potente. «E io voglio», egli disse, «darti il cavallo Gullfaxi che Rungnir aveva posseduto». Allora parlò Odino e disse che Thor agiva in modo sbagliato, poiché dava quel buon cavallo al figlio di una gigantessa invece che a suo padre. Thor tornò a casa a Hrûthvangar, ma la cote rimaneva nella sua testa. Allora venne da lui quell'indovina che si chiamava Groa, moglie di Aurvandil, il coraggioso. Ella recitò su Thor i suoi incantesimi finché la pietra si mosse, ma quando Thor se ne accorse,
e gli parve di poter sperare che ella sarebbe riuscita a tirar fuori la pietra, volle compensare Groa per la cura e renderla felice. Le raccontò il fatto che egli era venuto a guado da Settentrione sugli Elivagar e aveva portato a Aurvandil da Settentrione, da Jotunheimr, in una glera sulle spalle, e come prova le disse che uno dei suoi alluci era rimasto fuori dalla glera ed era congelato. Così che Thor lo aveva spezzato e gettato su nel cielo, e ne aveva tratto quella stella che si chiama Aurvandilsta. Thor disse anche che, entro breve tempo, Aurvandil sarebbe tornato a casa. Ma Groa fu così felice che non ricordò più gli incantesimi, e la Cote non si mosse oltre, e sta ancora nella testa di Thor. Per questo si chiede di stare in guardia nel gettare una Cote di traverso sul pavimento, perché allora la Cote conficcata nella testa di Thor si muove. Su questa storia ha composto dei versi Fiotholfr di Vinir, nel poema Lungo come l'autunno. 4. Allora parlò Egir. Mi pare che Rungnir fosse assai potente, ma Thor ha compiuto qualche impresa più grande quando ha avuto a che fare con i giganti. Allora Bragi rispose: è ben degna di essere raccontata la volta in cui Thor andò a Geirr Thargarthar, e là aveva visto una grande sala e si era posato sul lucernario. Ma Geirrother guardò verso di lui e disse che si doveva prendere quell'uccello e portarlo da lui. Tuttavia l'uomo che era stato mandato a prenderlo a fatica si arrampicava sulla parete della sala, tanto esso era alto. A Loki faceva piacere che egli avanzasse verso di lui con difficoltà e pensò che per lui non sarebbe stato il momento di volare via fino a quando quello non avesse compiuto tutto quel difficile percorso. E quando l'uomo si avvicinò a lui, egli sbatté le ali per il volo e si puntò forte sulle zampe. Ma allora esse erano attaccate al lucernario. Loki fu dunque catturato là e portato al gigante Geirrother. E quando quello lo guardò negli occhi, sospettò che fosse un essere umano e gli chiese di rispondere, ma Loki taceva. Allora Geirrother chiuse Loki in una cassa e lo tenne 3 mesi senza cibo. E quando Geirrother lo tirò fuori e gli rivolse la parola, Loki disse chi era e, per aver salva la vita, prestò a Geirrother il giuramento che avrebbe condotto Thor in Geiroth Argarthar, in modo che non avesse né il martello né la cintura di forza. Thor prese alloggio per la notte presso la gigantessa che si chiamava Grithr. Ella era la madre di Vithar, il silenzioso. Ella disse a Thor il vero riguardo di Geirrother, che era un gigante assai sapiente e difficile da trattare. Ella gli prestò la cintura di forza e i guanti di ferro che possedeva, e la sua verga magica, che si chiamava Grithamvolr. Poi Thor andò a quel fiume che si chiamava Vimur, il più grande di tutti i fiumi. Allora si cinse della cintura di forza, puntò la verga magica di Grithr nella direzione della corrente, e Loki si teneva sotto la cintura. E quando Thor giunse in mezzo al fiume, il fiume crebbe così tanto che si frangeva sulle sue spalle. Thor allora disse così: non crescere, Vimur, perché io desidero guadarti verso i recinti dei giganti. Tu sai che se tu cresci, allora cresce la mia forza divina, alta quanto il cielo. Poi Thor guardò su verso le pareti del dirupo e vide che Gjalp, figlia di Geirrother, stava a cavalcioni su entrambe le sponde del fiume e provocava la piena. Thor tirò su dal fiume una grande pietra e la scagliò contro di lei e disse così: un fiume deve essere arginato alla sorgente. Ne mancò il bersaglio al quale aveva mirato e in quel momento si trovò a terra. Riuscì ad aggrapparsi a un sorbo selvatico e così uscì dal fiume. Perciò è stata usata l'espressione che il sorbo selvatico è l'aiuto di Thor. E quando Thor giunse da Geirrother, a quei compagni fu dapprima mostrato l'alloggio in una stalla per capre, e là come sedile c'era un'unica seggiola, e Thor si sedette là. Allora si accorse che la seggiola si muoveva sotto di lui, in su, verso il tetto. Egli puntò la verga magica di Grithir su contro le travi e con forza si spinse giù contro la seggiola.
Ci fu un grande schianto e seguì un forte urlo. Là, sotto la seggiola, c'erano state le figlie di Geirrother, Gialp e Greip. Ed egli aveva a entrambe spezzato la spina dorsale. Poi Geirrother fece chiamare Thor nelle sale per fare delle gare. Per tutta la lunghezza della sala c'erano grandi fuochi. Ma quando Thor entrò nella sala di fronte a Geirrother, Geirrother con le pinze prese un pezzo di ferro rovente e lo gettò contro Thor. Ma Thor lo afferrò al volo con i guanti di ferro e lo sollevò per aria. Geirrother balzò dietro una colonna di ferro per ripararsi. Thor scagliò il pezzo di ferro ed esso passò attraverso la colonna e attraverso Geirrother e attraverso la parete e si conficcò infine fuori nel terreno. Su questa storia ha composto versi Eilifir Guthrunarson nel Carme encomiastico per Thor. 5. Perché l'oro è detto chioma di Sif? Loki, figlio di Lofri per malizia, aveva fatto questo: tagliare tutti i capelli a Sif. E quando Thor se ne accorse, prese Loki e gli avrebbe fracassato tutte le ossa se egli non avesse giurato di ottenere dagli elfi neri che facessero per Sif una chioma d'oro che crescesse come gli altri capelli. Dopo di ciò, Loki andò da quei nani che sono detti figli di Ivaldi, ed essi fecero la chioma e la nave Skithblathnir, e la lancia che possedette Odino, che si chiama Gungnir. Poi Loki scommise la testa con un nano che si chiamava Brokr, che suo fratello Eitri non avrebbe saputo fare tre oggetti preziosi altrettanto buoni come quelli. Quando essi andarono all'officina, Eitri mise nella fucina una pelle di maiale e chiese a Brokr di fare vento e di non smettere finché non avesse tolto dalla fucina quello che ci aveva messo. E non appena si allontanò dall'officina mentre l'altro faceva vento, una mosca si posò sulla mano di questo e lo punse. Ma egli fece vento come prima finché il fabbro tolse dalla fucina quello che ci aveva messo, ed era un verro, e le setole erano d'oro. Subito dopo egli mise dell'oro nella fucina e chiese di far vento. Subito dopo egli mise dell'oro nella fucina e chiese di far vento e di non smettere di soffiare finché non fosse tornato, e andò via. Ma allora venne la mosca e si posò sul collo di quello e lo punse due volte. Ma egli fece vento finché il fabbro tolse dalla fucina l'anello d'oro che si chiamava Draupnir. Poi egli mise nella fucina del ferro e chiese di far vento, e gli disse che sarebbe stato tutto rovinato se il soffiare fosse cessato. Allora la mosca si posò in mezzo agli occhi di quello e punse le sue palpebre. Ma quando il sangue colò sugli occhi, così che non ci vedeva, egli fece un gesto con la mano, il più in fretta possibile, mentre il mantice si afflosciava, e scacciò da sé la mosca. E allora venne il fabbro e disse che ci mancava poco che tutto quello che c'era nella fucina fosse rovinato. Poi tolse dalla fucina un martello, consegnò tutti gli oggetti preziosi a suo fratello Brokr e gli chiese di andare in Asgard a sciogliere la scommessa. E quando lui e Loki recarono gli oggetti preziosi, gli Asi si sedettero sui seggi del giudizio e doveva valere il pronunciamento che avesse espresso Odino, Thor e Freyr. Loki diede a Odino la lancia Gungnir, a Thor la chioma che doveva avere Sif e a Freyr la nave Skithblathnir, e illustrò le qualità di tutti quegli oggetti preziosi. La lancia non si sarebbe mai fermata una volta scagliata. La chioma avrebbe attecchito sulla pelle non appena posta sulla testa di Sif, e Skithblathnir avrebbe avuto vento favorevole non appena la vela fosse issata nell'aria, dovunque dovesse andare. Ma volendo, si poteva piegare come una stoffa e tenerla nella borsa. Poi Brokr presentò i suoi oggetti preziosi. Egli diede l'anello a Odino e disse che ogni 9 notti ne sarebbero sgocciolati 8 anelli di pari peso. A Freyr diede il verro e disse che poteva correre per aria e sull'acqua, notte e giorno, più di qualsiasi destriero,
Inoltre, non si sarebbe mai fatto né di notte né nei regni delle tenebre un buio tale che non fosse rischiarato a sufficienza là dove esso passava, tanto rilucevano le setole. Poi diede il martello a Thor e disse che avrebbe potuto colpire con quanta forza voleva ciò che gli si parasse davanti. E il martello non avrebbe fallito, e se lo avesse scagliato contro qualcosa, mai avrebbe mancato il bersaglio, e mai sarebbe volato così lontano che non gli ritornasse fra le mani. Se voleva, allora era così piccolo che poteva tenerlo nella camicia. Tuttavia c'era un difetto, che il manico era piuttosto corto. Il loro giudizio fu che il martello era il migliore fra tutti gli oggetti preziosi e la maggior difesa contro i giganti della brina. Ed essi sentenziarono che il nano aveva vinto la scommessa. Allora Loki offrì di riscattare la testa. Il nano rispose e disse che non poteva sperarlo. «Prendimi dunque», disse Loki. Ma quando quello voleva prenderlo, egli era già ben lontano. Loki aveva delle scarpe con cui correva nell'aria e sull'acqua. Allora il nano chiese a Thor che lo catturasse. Ed egli fece così. Poi il nano voleva tagliasse la testa di Loki. Ma Loki disse che aveva diritto alla testa, ma non al collo. Allora il nano prese una correggia e un coltello e voleva praticare dei fori nelle labbra di Loki e cucirgli la bocca. Ma il coltello non tagliava. E allora disse che sarebbe stata meglio la lesina di suo fratello. E non appena la nominò, la lesina fu là, ed esso ed essa bucò le labbra. Egli cucì insieme le labbra, ma Loki strappò la correggia dai fori. La correggia con cui fu cucita la bocca di Loki si chiama Vartari. 6. Qual è il motivo per cui l'oro è detto Guidrigildo della Lontra? Si racconta che quando gli Asi andarono a esplorare tutto il mondo, Odino, Hoenir e Loki, essi giunsero a un fiume e camminarono lungo il fiume fino a una cascata e presso la cascata c'era una lontra che aveva preso un salmone dalla cascata e mangiava con gli occhi chiusi. Allora Loki prese una pietra e la gettò contro la lontra e la colpì in testa. Loki si vantò della sua preda, che con un colpo solo aveva preso lontra e salmone. Essi presero il salmone e la lontra e la portarono con sé. Giunsero poi a una fattoria ed entrarono. Il contadino che abitava là aveva nome Reifmar. Egli era molto potente e grande conoscitore di magie. Gli Asi chiesero di avere là un ricovero per la notte e dissero di avere con sé cibo a sufficienza e mostrarono al contadino la loro preda. Ma quando Reifmar vide la lontra, chiamò i suoi figli, Fafnir e Reginir, e disse che Othr era stato ucciso e anche chi aveva commesso ciò. Allora quei congiunti assalirono gli Asi e li catturarono e li legarono e dissero della lontra che essa era il figlio di Reifmar. Gli Asi, per riscattare la propria vita, offrirono tanto denaro quanto Reifmar stesso avrebbe stabilito, e ciò fu concordato fra loro e vincolato con giuramenti. Poi la lontra fu scuoiata. Reifmar prese la pelle della lontra e dichiarò che essi avrebbero dovuto riempire la pelle con oro rosso e inoltre coprirla tutta, e tale sarebbe stata la loro riconciliazione. Allora Odino mandò Loki in Svartalfheimr, ed egli giunse dal nano che si chiamava Andvari. Quello stava nell'acqua, in aspetto di pesce. Loki lo catturò e, come riscatto per aver salva la vita, gli impose tutto l'oro che aveva nella sua dimora di pietra. E quando giunsero nella dimora di pietra, il nano tirò fuori tutto l'oro che aveva, ed era una ricchezza immensa. Allora il nano si fece scivolare sotto la mano un piccolo anello d'oro. Loki lo vide e gli ordinò di consegnare quell'anello. Il nano lo pregò di non togliergli l'anello e affermò di poter far ricrescere la propria ricchezza dall'anello se lo teneva. Loki disse che egli non avrebbe più dovuto avere neppure un soldo. Gli prese l'anello e uscì. Ma il nano
dichiarò che quell'anello sarebbe stato causa di morte per chiunque lo possedesse. Loki disse che ciò gli garbava assai e disse che avrebbe potuto avverarsi poiché quella promessa egli l'avrebbe riportata all'orecchio di chi avesse ricevuto l'anello. Poi andò via e giunse dal Wraithmar e mostrò l'oro a Odino. E quando questi vide l'anello, esso gli parve bello e lo tolse dal tesoro e diede l'oro a Wraithmar. Egli riempì la pelle della lontra quanto più poteva e quando fu piena la rizzò su. Allora venne avanti Odino e doveva coprire la pelle con l'oro. Poi disse a Wraithmar che doveva vedere se la pelle era tutta coperta. E Wraithmar guardò e considerò con attenzione e vide un baffo e ordinò di coprirlo, altrimenti la loro riconciliazione avrebbe avuto fine. Allora Odino tirò fuori l'anello e coprì il baffo e disse che essi avevano assolto al Guidrigildo della Lontra. E quando Odino ebbe preso la sua lancia e Loki le sue scarpe e non avevano più nulla da temere, Loki disse che doveva avverarsi ciò che Andvari aveva dichiarato, che quell'anello e quell'oro avrebbero causato la morte di chi li possedesse. E così si avverò in seguito. Ora è stato detto perché l'oro è definito Guidrigildo della Lontra o pagamento forzato degli Asi o metallo della discordia. Che altro c'è da dire dell'oro? Wraithmar prese l'oro come Guidrigildo per il figlio, ma Fafnir e Regnir ne pretesero una parte come Guidrigildo per il fratello. Wraithmar non concesse loro neppure un soldo dell'oro. Quello fu allora il piano malvagio di quei fratelli, che essi uccisero il proprio padre per impadronirsi dell'oro. Poi Regin pretese che Fafnir dividesse l'oro in parti uguali fra loro. Fafnir rispose che non poteva minimamente sperare che egli dividesse l'oro con suo fratello dal momento che aveva ucciso suo padre per l'oro e chiese a Regin di andarsene, altrimenti sarebbe finito come Wraithmar. Fafnir aveva preso l'elmo che era stato di Wraithmar e se lo era messo sul capo e questo era detto l'elmo del terrore, perché tutti gli esseri viventi che lo vedono ne restano atterriti. E la spada che si chiamava Rotti. Regin aveva la spada che si chiamava Refil. Allora egli fuggì via. Fafnir, invece, andò su, a Gnita Heithr, e là si fece una tana e si trasformò assumendo l'aspetto di un serpe. E si distese sull'oro. Regin andò dal re Jalpekr a Ti e divenne suo fabbro. Là egli allevò Sigurthr, figlio di re Sigmundr, figlio di Volsungr e di Hjordis, figlia di Eilimi. Sigurthr era il più eccellente di tutti i re guerrieri per stirpe, forza e coraggio. Regin gli disse in quale luogo Fafnir giaceva sull'oro e lo istigò a impadronirsi di quell'oro. Allora Regin fece la spada che si chiamava Gramr, che era così affilata che una volta Sigurthr la immerse nell'acqua corrente ed essa tagliò in due un ciuffo di lana che la corrente aveva spinto contro il filo della spada. Subito dopo Sigurthr con la spada fendette l'incudine di Regin, giù fino al ceppo. Dopo di ciò Sigurthr e Regin andarono a Gnita Heithr. Allora Sigurthr scavò una buca sul sentiero percorso da Fafnir e vi si pose dentro. E quando Fafnir strisciò verso l'acqua e passò sulla buca, Sigurthr lo trafisse con la spada, e quella fu la sua morte. Allora venne Regin e disse che egli aveva ucciso suo fratello e per riconciliazione gli ordinò di prendere il cuore di Fafnir e arrostirlo sul fuoco. Regin invece si distese a terra, bevve il sangue di Fafnir e si coricò per dormire. E quando Sigurthr arrostiva il cuore e pensò che fosse ormai cotto, lo tastò col dito per vedere se era duro. Ma quando la schiuma colò dal cuore sul dito, egli si bruciò e si ficcò il dito in bocca. E quando il sangue del cuore di Fafnir toccò la sua lingua, egli divenne capace di comprendere il linguaggio degli uccelli e capì quello che dicevano gli uccelli che stavano sugli alberi. Uno diceva: «Là siete Sigurthr, schizzatore di sangue, il cuore di Fafnir sulla fiamma arrostisce.
Saggio mi parrebbe il distruttore di anelli se il muscolo della vita scintillante mangiasse. L'Aja Cerreddin, diceva un altro, rimugina fra sé, vuole ingannare il giovane che ha fiducia in lui. Nell'ira mette insieme false parole, vuole il fabbro di Mali vendicare il fratello. Allora Sigurdr andò da Regin e lo uccise. Poi tornò dal suo cavallo che si chiamava Grani e cavalcò finché giunse alla tana di Fafnir. Raccolse allora l'oro e lo legò in sacchi e lo sistemò sul dorso di Grani, ed egli stesso montò in sella e cavalcò via per la sua strada. Ora è stata detta la storia per cui l'oro è chiamato tana o dimora di Fafnir, o metallo di Gnitanheithr, o fardello di Grani. Poi Sigurdr cavalcò finché trovò una casa su una montagna. Là dentro dormiva una donna, ed ella aveva elmo e corazza. Egli trasse la spada e fendette la sua corazza. Allora ella si destò. Disse di aver nome Hildr, ma era detta Brunhilde, ed era una valchiria. Sigurdr cavalcò via di là e arrivò dal re che si chiamava Giuki. Sua moglie era Krimhilde. I loro figli erano Gunnar, Hogni, Guthrun, Guthni, Gotthormr, ed era il figliastro di Giuki. Là Sigurdr si fermò a lungo. Egli ebbe in moglie Guthrun, figlia di Giuki. Gunnar e Hogni pronunciarono con Sigurdr il giuramento di fratellanza di sangue. Subito dopo Sigurdr e i figli di Giuki andarono da Attila, figlio di Buthli, a chiedere in moglie per Gunnar sua sorella Brunhilde. Ella stava a Hindafall e attorno alla sua sala c'era un bastione di fuoco. Aveva fatto giuramento di sposare il solo uomo che osasse cavalcare attraverso il bastione di fuoco. Allora Sigurdr e i Giukungar, essi sono detti anche i Nibelunghi, cavalcarono sulla montagna e Gunnar doveva cavalcare attraverso il bastione di fuoco. Egli aveva il cavallo che si chiama Goti, e questo cavallo non aveva il coraggio di saltare. Allora Sigurdr e Gunnar si scambiarono l'aspetto e anche i nomi, poiché Grani non voleva essere montato da nessuno tranne Sigurdr. Poi Sigurdr balzò su Grani e cavalcò attraverso il bastione di fuoco. Quella sera egli celebrò le nozze con Brunhilde. Ma quando andarono a letto, egli trasse la spada Gramr dal fodero e la pose in mezzo a loro. E al mattino, quando si alzò e si vestì, egli diede a Brunhilde come dono di nozze l'anello d'oro che Loki aveva preso ad Andvari e prese da lei un altro anello per ricordo. Sigurdr balzò poi sul cavallo e cavalcò dai suoi compagni. Lui e Gunnar scambiarono di nuovo aspetto e tornarono da Giuki con Brunhilde. Sigurdr ebbe due figli con Guthrun, Sigmundr e Svanhildr. Una volta avvenne che Brunhilde e Guthrun andarono all'acqua per lavarsi i capelli. Quando giunsero al fiume, Brunhilde guadò in fuori sul fiume lontano da terra e disse che non voleva versarsi sulla testa l'acqua che scorreva dai capelli di Guthrun, poiché aveva un marito superiore per coraggio. Allora Guthrun entrò nel fiume dietro di lei e disse che se era per questo, lei poteva lavarsi i capelli più a monte nel fiume, perché aveva un marito cui né Gunnar né nessun altro al mondo era pari per coraggio, poiché egli aveva ucciso Fafnir e Regin e preso l'eredità di entrambi. Brunhilde rispose: «Più valore ha il fatto che Gunnar cavalcò attraverso il bastione di fuoco, mentre Sigurdr non ne ebbe il coraggio». Allora Guthrun rise e disse: «Credi tu che Gunnar abbia cavalcato attraverso il bastione di fuoco? Io credo che sia venuto a letto accanto a te quello che mi diede questo anello d'oro. E l'anello che tu porti alla mano e che accettasti come dono di nozze è detto Andvarnautr, e io non credo che Gunnar lo abbia preso a Gnitanheithr». Allora Brunhilde tacque e tornò a casa. Dopo di ciò ella istigò Gunnar e Hogni a uccidere Sigurdr. Ma poiché essi erano legati a Sigurdr dal giuramento, essi istigarono Gotthormr, loro fratello, a uccidere Sigurdr,
Egli trapassò con la spada Sigurdr mentre dormiva, e quando egli ricevette la ferita, allora gettò la spada Grammer dietro di lui, così che fendette a metà l'uomo. Là morì Sigurdr e suo figlio di 3 anni, che si chiamava Sigmundr, che essi uccisero. Dopo di ciò Brunhilde si trafisse con la spada, ed ella fu cremata insieme a Sigurdr, ma Gunnar e Hogni presero l'eredità di Fafnir e Andvarnautr e governarono le terre. Re Attila, figlio di Buthli, fratello di Brunhilde, ebbe allora in sposa Guthrun, che Sigurdr aveva avuta, ed essi ebbero dei figli. Re Attila invitò presso di sé Gunnar e Hogni, ed essi accettarono l'invito. Ma prima di partire da casa, nascosero l'oro, eredità di Fafnir, nel Reno. E quell'oro, in seguito, non è stato più trovato. Ma il re Attila aveva là una truppa e combatté contro Gunnar e Hogni ed essi furono catturati. Attila fece strappare il cuore a Hogni ancora vivo. Quella fu la sua morte. Gunnar lo fece gettare in una fossa di serpi, ma un'arpa gli fu portata di nascosto ed egli la suonò con le dita dei piedi perché le mani erano legate. Così tutte le serpi si addormentarono, tranne una vipera che strisciò velocemente verso di lui e gli morse la cartilagine dello sterno, sicché essa infilò la testa nel buco e si appese al fegato finché egli morì. Gunnar e Hogni sono detti Nibelunghi e Giukungar, perciò l'oro è detto tesoro o eredità dei Nibelunghi. Poco dopo, Guthrun uccise i suoi 2 figli e fece fare dai loro crani delle coppe, lavorate con oro e argento. Poi fu fatto il festino funerario per i Nibelunghi. A quel banchetto Guthrun fece servire al re Attila in quelle coppe l'idromele, ed esso era stato mescolato col sangue dei fanciulli, ma i loro cuori ella li fece arrostire e li diede da mangiare al re. E quando questo fu fatto, ella glielo disse direttamente con molte parole terribili. Là non fu fatto mancare l'idromele inebriante, così che la maggior parte della gente si addormentò dove stava seduta. Quella notte ella andò dal re, là dove egli dormiva, e con lei il figlio di Hogni e lo assalirono. Quella fu la sua morte. Poi appiccarono il fuoco alla sala e la gente che si trovava là dentro bruciò. Dopo di ciò ella andò al mare e si gettò nel mare e voleva uccidersi, ma ella fu trascinata oltre il fiordo, così giunse alla terra che era del re Jonakr. E quando egli la vide, la prese con sé e la ebbe in moglie. Essi ebbero 3 figli, che così si chiamavano, Surli, Amthir e Derpr. Tutti erano neri come corvi nel colore di capelli, come Gunnar, Hogni e gli altri Nibelunghi. Là fu allevata Svanhildr, figlia del giovane Sigurdr. Era la più bella fra le donne. Ciò venne a sapere il re Ermanarico, il potente. Egli mandò suo figlio Randver a chiederla in sposa per sé, e quando egli giunse dal re Jonakr, Svanhildr gli fu affidata. Egli doveva condurla da Ermanarico. Allora Bikki disse che sarebbe stato più opportuno che Randver sposasse Svanhildr, perché egli era giovane ed entrambi lo erano, mentre Ermanarico era vecchio. Questo consiglio piacque molto alle persone giovani. Subito dopo Bikki disse questo al re. Allora Ermanarico fece prendere suo figlio e lo fece condurre alla forca. Randver prese il suo falco e gli strappò le piume e chiese che fosse mandato a suo padre. Poi fu impiccato. E quando Ermanarico vide il falco, si rese conto che come il falco era incapace di volare e senza piume, anche il suo regno non aveva sbocchi perché egli era vecchio e senza figli. In seguito Ermanarico, mentre usciva a cavallo da un bosco dove era stato a caccia con i suoi cortigiani, vide la regina Svanhildr seduta a lavarsi i capelli. Essi cavalcarono verso di lei e la calpestarono sotto le zampe dei cavalli fino a farla morire. Quando Guthrun venne a sapere questo, ella istigò i suoi figli a vendicarsi di Svanhildr. E quando essi si preparavano per questa spedizione,
Ella diede loro carrozze ed elmi, così forti che il ferro non poteva intaccarli. Ella consigliò loro che quando fossero giunti dal re Ermanarico, andassero di lui la notte mentre dormiva. Sorri e Anthir dovevano tagliargli le mani e i piedi, ed Erpr la testa. Ma quando essi furono per strada, domandarono a Erpr quale aiuto sarebbe venuto da lui se avessero trovato il re Ermanarico. Egli rispose che avrebbe garantito aiuto al modo che la mano aiuta il piede. Essi dissero che in nessun modo il piede era sostenuto dalla mano. Essi erano così arrabbiati con la madre, che li aveva accompagnati fuori con parole di odio, che vollero fare una cosa che per lei fosse la peggiore, e uccisero Erpr, poiché ella lo amava più di tutti. Poco dopo, mentre Sorli camminava, scivolò su un piede e si sostenne con la mano. Allora disse: «Ora la mano ha dato aiuto al piede. Meglio sarebbe ora che Erpr fosse vivo». E quando giunsero dal re Ermanarico di notte nel luogo in cui dormiva, gli mozzarono mani e piedi. Così egli si destò e chiamò i suoi uomini e ordinò di svegliarsi. Allora Hamthir disse: «Ora non avrebbe la testa se Erpr fosse vivo». Allora si alzarono i cortigiani e li attaccarono e non poterono sopraffarli con le armi. Ermanarico gridò che dovevano lapidarli. E così fu fatto. Là caddero Sorli e Hamthir. Là si estinse anche tutta la stirpe e la discendenza di Giuki. Al giovane Sigurður sopravvisse una figlia, che si chiamava Aslog, che fu allevata presso Heimir in Limmadir. E da lei sono discesi grandi stirpi. Così si dice che Sigmundr, figlio di Volsungr, era così potente che beveva veleno e non ne riceveva danno. E Sinfluotli, suo figlio, e Sigurður avevano la pelle così coriacea che il veleno che gli arrivasse addosso dall'esterno non li danneggiava. Perché l'oro è detto farina di Frothi? In proposito, c'è questa storia. Skjöldr si chiamava il figlio di Odino, da cui sono discesi Skjöldungar. Egli aveva residenza e governava le terre nel luogo che ora è detto Danimarca, ma che allora si chiamava Gotland. Skjöldr aveva un figlio, che si chiamava Frithleifr, che governò le terre dopo di lui. Il figlio di Frithleifr si chiamava Frothi. Egli assunse il regno dopo suo padre, al tempo in cui l'imperatore Augusto stabilì la pace in tutto il mondo. Allora fu generato Cristo. Ma poiché Frothi era il più potente di tutti i re nelle terre del nord, quella pace fu attribuita a lui. In tutti i luoghi in cui si parlava la lingua danese, e gli uomini del nord lo chiamavano Frothafrithr. Nessun uomo faceva del male ad altri, seppure si trovasse di fronte l'uccisore del padre e del fratello, libero o in catene. Allora non c'era ladro o grassatore, tanto che un anello d'oro rimase a lungo nella landa di Yelling. Il re Frothi accettò un invito in Svezia da quel re che aveva nome Fjolnir. Allora comprò due schiave che si chiamavano Fenia e Menia. Esse erano grandi e forti. In quel tempo in Danimarca c'erano due macine di mulino così grandi che nessuno era così forte da poterle girare. E quelle macine avevano innata la virtù che dal mulino veniva macinato ciò che stabiliva chi macina. Quel mulino si chiamava Grotti. Engikjolptr era il nome di quello che aveva dato il mulino a Frothi. Re Frothi fece condurre le schiave al mulino e chiese loro di macinare l'oro e la pace e la felicità di Frothi. Ma egli non concesse loro sosta né sonno più a lungo del tempo in cui il cuculo tace o si possa recitare un canto. È detto che esse recitano il canto che si chiama Canto di Grotti. E prima che il canto avesse termine, esse macinarono un esercito contro Frothi. Così che quella notte arrivò il re del mare, che si chiamava Misingr, e uccise Frothi e prese un grande bottino. Allora ebbe termine la pace di Frothi. Misingr prese con sé Grotti e così Fenia e Menia, e chiese che macinassero sale. E a metà della notte esse domandarono se Misingr non fosse stanco di sale. Egli chiese di macinarne ancora.
Esse macinarono ancora un po' prima che la nave affondasse, e allora si formò un vortice nell'oceano quando il mare si rovesciò nel foro della macina. Allora il mare divenne salato. Perché l'oro è detto seme di Kraki? Un re di Danimarca si chiamava Rolf Kraki. Egli era il più eccellente fra i re antichi, principalmente per libertà e coraggio e modestia. Ecco un segno della sua modestia che spesso è riportato nei racconti. Un ragazzo piccolo e povero che aveva nome Vogr venne nella sala del re Rolf. Allora il re era di giovane età e mingherlino di corporatura. Vogr andò davanti a lui e alzò lo sguardo verso di lui. Il re disse: «Che cosa vuoi dire, ragazzo, che mi guardi così?» Vogr disse: «Quando ero a casa avevo sentito dire che il re Holfr di Leire era un uomo più grande delle terre del nord, ma ora qui sul trono è seduto un piccolo, magro come un palo, Kraki, e voi lo chiamate il vostro re!» Il re rispose: «Tu, ragazzo, mi hai dato un nome e io mi chiamerò il Rolf Kraki, ma è uso che un dono segua l'imposizione di un nome. Ora io vedo che tu, per l'imposizione del nome, non hai da darmi un dono che mi paia accettabile. Dunque chi ha, darà all'altro.» Tolse dalla mano un anello d'oro e glielo diede. Allora Vogr disse: «Tu, fra tutti i sovrani, sei il più felice nel donare, e io faccio la promessa che darò la morte a chi ti ucciderà.» Allora il re disse ridendo: «Di poco si contenta Vogr.» Un altro segno è riportato dal Rolf Kaki a proposito del suo coraggio. A Uppsala governava il re che si chiama Athils. Egli aveva in moglie Irsa, madre di Rolf Kaki. Era in conflitto con un sovrano che governava la Norvegia, che si chiamava Ali. Essi stabilirono di scontrarsi in battaglia sul lago che si chiamava Vanern, mentre esso era ghiacciato. Il re Athilis mandò un messaggio al Rolf Kaki, il suo congiunto, che venisse in suo aiuto e promise di pagare tutto il suo esercito per la durata della spedizione. Il re medesimo, invece, avrebbe dovuto prendersi 3 oggetti preziosi da scegliere in Svezia. Re Rolf non poteva andare, per via della guerra che aveva con i Sassoni. Tuttavia mandò ad Athilis i suoi 12 berserkir. Il primo era Bothvar, piccolo orso. Poi c'era Hjalti, d'animo nobile. Vitserki, il gagliardo. Votr, Veseti, i fratelli Svipdagr e Beiguthr. In quella battaglia cadde Re Ali e gran parte del suo esercito. Allora Re Athilis prese al morto l'elmo Ildisfin e il suo cavallo Rafn. I berserkir di Rolf Kaki pretesero allora ad averne il proprio compenso, 3 libbre d'oro per ciascuno di loro. Inoltre essi pretendevano di portare a Rolf Kaki gli oggetti preziosi che avevano scelto per lui, cioè l'elmo Ildingoltr e la corazza Finsleif, che nessun arma intaccava, e l'anello d'oro, che si chiamava Sviagris, che avevano posseduto gli antenati di Athlis. Ma il re rifiutò tutti gli oggetti preziosi e neppure pagò il salario. Allora i berserkir andarono via ed erano molto scontenti della loro sorte. Dissero a Rolf Kaki come stavano le cose e immediatamente egli intraprese un viaggio verso Uppsala. E quando con le sue navi giunse nel fiume che ha nome Frisan, egli cavalcò verso Uppsala con i suoi 12 berserkir, tutti senza salvaguardia. Irsa, sua madre, lo accolse e lo accompagnò all'alloggiamento, ma non alla sala del re. Allora furono fatti dei grandi fuochi per loro e fu offerta birra da bere. Poi entrarono gli uomini di Re Athilis e portarono sul fuoco legna da ardere e lo fecero tanto grande che gli abiti bruciarono addosso a Rolf e ai suoi e dissero: «È vero che Rolf Kaki e i suoi berserkir non fuggirono né il fuoco né il ferro?» Allora Rolf Kaki balzò su e con lui tutti loro. Egli disse: «Aumentiamo ancora il fuoco nella casa di Athilis!» Prese il suo scudo e lo gettò sul fuoco e balzò oltre il fuoco mentre lo scudo bruciava e ancora disse: «Non fugge il fuoco di chi ci salta sopra!»
Poi i suoi uomini, uno dopo l'altro, fecero altrettanto. Poi presero quelli che avevano aumentato il fuoco e lo gettarono sul fuoco. Allora venne Irsa e diede a Rolf Urkaki un corno di animale pieno d'oro e con esso l'anello Sviagris. E lì pregò di cavalcare via verso la truppa. Essi balzarono sui loro cavalli e cavalcarono sulla piana di Frisan. Allora videro che il re Athelis cavalcava dietro di loro con il suo esercito tutto in armi e voleva ucciderli. Rolf Urkaki prese con la mano destra l'oro dal corno e lo seminò tutto lungo la strada. E quando gli svedesi videro ciò, balzarono dalle selle e ciascuno prese quello che poteva. Ma il re Athelis ordinò loro di cavalcare ed egli stesso cavalcava con impeto. Il suo destriero si chiamava Slungnir. Era il più veloce di tutti i cavalli. Poi Rolf Urkaki vide che il re Athelis cavalcava a fianco a lui. Allora prese l'anello Sviagris e lo gettò verso di lui e gli chiese di accettarlo in dono. Il re Athelis cavalcò verso l'anello e lo prese con la punta della lancia e lo fece scorrere fino alla ghiera. Allora Rolf Urkaki si volse indietro e vide che quello si chinava in basso. Disse: «Ho fatto piegare come un maiale l'uomo più potente fra gli svedesi». Così si separarono. Per questa ragione l'oro è detto seme di Kraki o piana del Firisan. 9. La battaglia è detta tempesta o burrasca di Jathningar e le armi degli Jathningar fuochi o verghe. E c'è una storia in proposito. Un re di nome Hogni aveva una figlia che si chiamava Hildr. La prese come bottino di guerra il re che si chiamava Hethin, figlio di Hierrandi. Allora il re Hogni era andato a un convegno di sovrani e quando egli venne a sapere che il suo regno era stato saccheggiato e sua figlia portata via, andò con la sua truppa a cercare Hethin. E di lui venne a sapere che Hethin aveva fatto vela verso Settentrione lungo la costa. Quando re Hogni giunse in Norvegia, venne a sapere che Hethin aveva fatto vela verso occidente, sul mare. Allora Hogni valleggiò dietro di lui fino alle Orcadi. E quando giunse nel luogo che si chiama Hoi, Hethin stava là con il suo esercito. Allora Hildr andò a cercare suo padre e gli offrì un collare da parte di Hethin per riconciliazione. Ma d'altra parte, ella disse che Hethin era pronto a battersi e che Hogni non si doveva aspettare da lui alcuna clemenza. Hogni rispose duramente a sua figlia e quando ella incontrò Hethin, disse che Hogni non voleva alcuna riconciliazione e lo pregò di prepararsi alla battaglia. E così fecero entrambe le parti. Salirono sull'isola e disposero le truppe. Allora Hethin chiamò Hogni, suo suocero, e gli offrì la riconciliazione e molto oro in compenso. Hogni rispose: «Troppo tardi. Tu offri questo se vuoi riconciliarti, poiché io ormai ho tratto la spada da Einsleif, che fecero i nani, la quale causa la morte di un uomo ogni volta che viene sguainata. E mai fallisce il colpo, e le ferite che procura non guariscono. Quando anche siano semplici graffi». Allora Hethin disse: «Tu ti vanti della spada, non della vittoria. Io dico che è buona ogni cosa che sia fedele al suo padrone». Poi ingaggiarono la battaglia, che è detta Jathningavig, e si batterono tutto il giorno. E alla sera i re tornarono alle navi, ma Hildr nella notte andò dai caduti e risvegliò con la magia tutti quelli che erano morti. E il giorno dopo i re andarono sul campo di battaglia e si batterono, e così tutti quelli che erano caduti il giorno prima. La battaglia proseguì giorno dopo giorno finché tutti quelli che erano caduti e tutte le armi che giacevano sul campo di battaglia e così gli scudi divennero di pietra. Ma quando si faceva giorno, tutti gli uomini morti si rialzavano e si battevano e tutte le armi erano nuove. È detto nei carmi che i Jathningar attendono così il crepuscolo degli dèi. Secondo questa storia, lo scaldo Bragi ha composto versi nel carme encomiastico per Ragnar, calzoni ispidi.